Stefano, ieri appunto girando sui social ci siamo imbattuti in queste immagini che parlano da sole. Noi siamo in TV ma siamo anche in radio, quindi è bene spiegare di cosa parliamo e anche di cosa rappresentava quella ex palazzina, parliamo della ex palazzina Yacht per tutto il quartiere 5 per Viserba. Ma nel corso degli anni la palazzina è stata una biblioteca, un centro culturale e al piano di sotto è stato anche l'ufficio del Foro Nord Ovest, la radio del litorale di tutta Rimini Nord. È un prodotto, è un qualcosa di magnifico, anche perché è sul lungomare, si è fatto sul porticciolo di Viserba, è un prodotto che ha un valore romantico per quasi tutti noi. Molti di noi hanno imparato a suonare la chitarra dentro a questa palazzina perché quando era in funzione ospitava appunto dei corsi, ospitava tantissime cose, mostre. Una palazzina che adesso versa in una situazione di grave degrado. Diciamo che il grande punto interrogativo è quello che spesso si dice: mancano luoghi di aggregazione. Questo potrebbe esserlo, ma evidentemente c'è qualcosa che non quadra, perché tra l'altro è un edificio, se non sbaglio, di proprietà comunale. Sì, qualcuno dice che è della provincia, qualcuno dice che è del comune, però Comunque un edificio conosciamo, pubblico. sì, assolutamente sì. Al piano di sotto ospita adesso in una parte ospita il comitato di Viserba, l'ufficio informazione pubblico di Rimini Reservation e i vigili urbani. E di sopra, la parte superiore che è completamente abbandonata. Però sì, potrebbe essere un centro di aggregazione unico. Rimini Nord ha dei problemi oltre che di viabilità e di degrado generale, anche proprio problemi di aggregazione per i giovani, per i ragazzi. Potrebbe essere una valvola di sfogo per tutti quei ragazzi che non riescono a trovare un punto dove magari andare a cantare, dove magari andare a suonare, stare un po' insieme. E ci sono stati negli anni dei tentativi di potersi riappropriare di quegli spazi? Sì, il problema è stato che sono sempre stati fatti tentativi da soli, solitari. Uno una mattina si sveglia, lo vede questa palazzina e dice faccio un progetto. Però il comune o comunque i politici di Viserba, di Rimini Nord, hanno sempre stoppato qualsiasi iniziativa. Forse un po' perché tutti siamo andati un pochettino così, sparpagliati, non siamo andati uniti, non siamo andati insieme. E quindi, come sempre, il comune quando vede delle divisioni ferma. Ferma, non decide e si fa forza di questo. E noi abbiamo intenzione di porre un limite, un freno a questa cosa. Mercoledì sera ci incontriamo tutte le associazioni di Rimini Nord e proviamo a fare un documento condiviso e portarlo in comune, portarlo all'assessore, ai consiglieri comunali e vediamo se riusciamo a uscire da questo impasse. Diciamo, se riuscite a fare anche fronte comune in queste richieste, che mi sembra di capire potrebbe essere un primo passo importante per avere delle risposte. Esattamente, secondo me l'unica strada percorribile è quella di andare tutti insieme, anche perché i vari progetti che sono stati presentati, pensati, presentati al pubblico in qualche riunione così, vanno tutti in quella direzione lì. Un luogo di aggregazione, di incontro delle associazioni, gestito dalle associazioni per i cittadini di Rimini Nord. Ed è questa un po' l'idea che volete portare all'interno del documento e proporre all'amministrazione, farne un luogo di incontro e di associazione. Esattamente, esattamente questo. Proviamo ad andare tutti insieme, anche perché è un modo buono per contarci, vedere chi realmente lavora in quella direzione lì oppure chi lo fa solamente in questo periodo elettorale, perché questa è stata una promessa elettorale. Ogni 5 anni salta fuori qualcuno che dice che troverà dei soldi per sistemarla. Anche alle ultime elezioni qualcuno aveva fatto una buona campagna elettorale dicendo sistemeremo la palazzina Yacht, però poi ancora versa nelle condizioni che ho fotografato, insomma. Di queste promesse ancora non, su queste promesse non sono arrivate le risposte che attendevate. Se, la situazione, noi abbiamo visto appunto le foto, ma lei che c'è stata all'interno, sarebbe necessario un investimento consistente per rimetterla, in sesto? Allora, il comune quantifica 200.000 € i lavori. A me, io che sono uno che non è avvezzo a queste cose, posso dire che secondo me con molto meno si sistema. C'è un problema agli infissi che vanno sostituiti, però verniciare, opere murarie, abbiamo i civivo, abbiamo i volontari, abbiamo anche, secondo me, l'attività del posto che possono
mettere la propria opera, gli artigiani, venire a lavorare qui dentro in cambio di un banner, una pubblicità, in cambio anche solamente della gloria personale. Secondo me con molto molto meno si può sistemare, però bisogna iniziare a parlarne, veramente, mettersi al tavolo e discutere. Anche perché mi pare di capire sia una realtà alla quale i viserbesi sono molto attaccati e affezionati. Assolutamente sì, ma bisognerebbe veramente venirlo a vedere. C'è una terrazza bellissima che si è fatta sul lungomare di Viserba e si vede il porticciolo. E oltre a questo un valore affettivo per tutti i viserbesi e i viserbellesi che ci passano davanti tutti i giorni. Cioè ci passano davanti per forza perché comunque è qui, è sul mare, è visibile, è riconoscibile. È veramente un peccato. Anche perché poi si parla tanto anche di questi progetti di riqualificazione che toccheranno i vari lungomari anche nella zona nord. Diciamo che questo edificio insiste proprio in una delle aree che dovrebbero essere riqualificate e questo insomma potrebbe anche essere una spinta in più a metterci mano. Sì, assolutamente sì, però di contro potrebbe essere che questa questione di riqualificazione benedetta e attesa da tantissimi anni, cioè, si sta un po' fossilizzando perché siamo ancora in attesa di questa famosa firma del Premier, finché non ci sarà la certezza dei soldi non si fa niente, allora si sfrutta anche questo, si rimanda, ogni genere di intervento viene rimandato in attesa di questi soldi. Io spero, io auspico che questi soldi veramente arrivino, però rischiamo di perdere del gran tempo. Quindi lei dice, prima di mettere mano a qualcosa che si trova in un'area che dovrebbe essere oggetto di riqualificazione generale, l'amministrazione nicchia. L'amministrazione nicchia di continuo su praticamente qualsiasi cosa che sia Rimini Nord, oltre a questo. Il problema è che i politici locali fanno quadrato attorno all'amministrazione, la difendono sempre comunque e questo non va bene. Questo non va bene, i cittadini sono stufi, perché tanto basta passare 10 minuti su una qualsiasi bacheca di Facebook per capire che i cittadini sono veramente stanchi della situazione. Però poi ci si ritrova sempre di fronte a lungaggini burocratiche, ai ma, ai però, una volta serve uno stabile, una volta serve per ampliare le scuole, adesso con quello che hanno inaugurato ieri non serve più, però forse servirà per allargare la stazione della polizia municipale e quindi si manda via, non ci sono i soldi, non ci saranno i soldi, si prolunga tutto in un limbo temporale. Non si vede un orizzonte, non si vede uno sviluppo, si vede solamente delle perdite di tempo. Quindi diciamo che la vicenda del palazzina Yacht e del degrado che la avvolge per quanto riguarda almeno il primo piano e i piani superiori, non quello terra, è un po' paradigma di una situazione che lei vede un po' diffusa in tutta Viserba. Sì, Viserba, Viserbella, Torre Pedrera, ci sono problemi di spazi pubblici e di aggregazione. Viserbella al Museo Escaillon, che anche lì abbiamo dovuto fare una battaglia 2 anni fa per mantenerlo aperto e basta, non ci sono altre situazioni. C'è l'ex anagrafe che è gestita dai Civivo e anche lì per poterlo utilizzare uno deve per forza iscriversi al Civivo. Ci sono delle situazioni in cui sembra che si voglia tenere sotto controllo chi entra e chi esce da quei locali e dare in gestione solamente a persone che possono essere vicine in qualche modo all'amministrazione, che non possono creare dei problemi. Io lo dico apertamente, sono come idea di sinistra e un'idea della sinistra è quella di lottare all'emarginazione, fare aggregazione e non viene fatta, viene ostacolata in tutti i modi l'aggregazione.